Diamo la parola al dottor Nocerino, che è borsista presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Salerno, dove conduce una ricerca su Nomos e Libertà, l'anticostruttivismo liberale di von Hayek. È membro del Comitato Scientifico della Videocattedra Antonio Rosmini, dirige la collana La Rosminiana e collabora con la Sai TV. In uno scritto del 1847, pubblicato per la prima volta proprio a Napoli 2 anni dopo, nel 1849, il saggio sul comunismo e socialismo, in polemica con i tentativi razionalistici di riforma della società in nome dell'eguaglianza sociale fra gli uomini, tentativi interpretati nella maniera più radicale dal socialismo utopistico della prima metà dell'Ottocento, si pensi a Saint-Simon, Fourier, Owen, Rosmini scriveva: «Assumiamo noi dunque, o signori», è un discorso letto al pubblico dell'Accademia dei Risorgenti di Osimo, quindi a questo tono un po' retorico, «assumiamo noi dunque, o signori, di buon grado oggidì l'ufficio di difensori del progresso e, se mi permettete, del vero liberalismo altresì, parola tanto abusata e perciò bisognevole diretta definizione. Quel liberalismo di cui parliamo è un sistema di diritto e insieme di politica, il quale assicura a tutti il prezioso tesoro di loro giuridiche libertà». Dopo essersi chiesto poi se fossero liberali quegli utopisti che volevano, in nome delle riforme sociali, ancora dico con parole di Rosmini, capovolgere le basi su cui le società umane si ressero dal principio del mondo al presente, il Roveretano continua dicendo: «Io apprezzo sommamente la legittima libertà e la considero siccome il più desiderabile bene dell'umana vita e della sociale, siccome la radice e la generatrice di tutti gli altri beni». Tutti i diritti si riportano per Rosmini alla libertà, perché il diritto in sé non è altro se non una facoltà di operare liberamente protetta dalla legge morale, quindi a sua volta una libertà. Ma questo vuol dire che anche tutti i beni che l'uomo può conseguire si riconducono alla stessa libertà, perché essi o sono diritti o danno vita ad altrettanti diritti. Da qui il Roveretano poteva concludere il suo ragionamento del 47 scrivendo che, privato della sua libertà, l'uomo, cito, «è privo di tutti i beni suoi propri». Posti gli uomini in una società in cui non possano far più nulla di quel che vogliono, essi sono posti, secondo Rosmini, in una prigione. Una prigione perché una società del genere non sarebbe solo inutile e dannosa, dice Rosmini, sarebbe contraddittoria in sé, contraddittoria con la natura della società. La natura della società e il fine della società deve essere quello di accrescere, scrive Rosmini, la libertà dei soci, affine che le loro facoltà abbiano un campo maggiore dove liberamente ed utilmente esercitarsi. Ho scelto di partire da queste pagine rosminiane non solo per dare subito un saggio dell'atmosfera che in esse si respira quanto all'idea di libertà e al suo carattere assiologico, atmosfera che consentirebbe di avvicinare queste citazioni di Rosmini ad altre tratte dai grandi classici del pensiero liberale, penso a Tocqueville, a Lord Acton, ma anche alle esperienze novecentesche, ad Hayek, alla scuola viennese. Né l'ho fatto soltanto per sottolineare l'importanza di questo libretto sul socialismo, che meriterebbe maggiore attenzione, in parte, devo dire, la sta ricevendo. Nel 2008 è stata fatta una pubblicazione, è stato ristampato per l'editore, un giovane editore, Talete. Ma non solo, diciamo, una maggiore attenzione. Questo testo andrebbe considerato insieme con le cinque piaghe di cui ci parlerà oggi pomeriggio il professore Galantino come il contributo di Rosmini più urgente, nel senso di più immediatamente diretto alla causa della libertà. Nel partire dal saggio, il mio intento principale però è stato quello di presentare in qualche modo gli esiti della riflessione rosminiana sulla libertà, di partire dalla fine,
il che aiuta a non cadere nella astrattezza quando poi si tenta, come cercherò di fare, di risalire ad alcuni aspetti fondamentali del discorso rosminiano sulla libertà, aspetti che io credo costituiscano quattro prospettive in cui si articola la più generale prospettiva rosminiana sulla libertà, diciamo quattro dimensioni. Vi è una prima dimensione che è la dimensione fondativa. Beh, in buona parte quello che ha detto il professore Cantillo, diciamo, chiarisce il senso di questa dimensione. È la dimensione della fondazione della libertà e con essa dell'intera sfera morale, è lo spazio della filosofia morale, ma anche immediatamente una rilevanza ontologica. In essa emerge il rapporto tra essere e libertà, sia nel senso che la libertà si iscrive nella struttura ontologica dell'uomo a partire dalla sua apertura all'essere, nell'intuizione intellettuale, e questo è il centro della trattazione dei principi, appunto, dei principi della scienza morale, sia nel senso che essa tocca il destino stesso dell'essere, di cui costituisce la dimensione più alta, il compimento, l'essere morale, la terza forma, che è l'oggetto di numerose pagine dell'ultima grande opera di Rosmini, cioè della teosofia. Vi è poi una dimensione antropologica, io prevalentemente mi occuperò di questa nel mio discorso, dimensione a cui Rosmini ha dedicato una specifica importantissima opera, l'antropologia in servizio della scienza morale, in cui emerge il disegno di una soggettività umana come soggettività non soltanto capace di libertà, ma chiamata a compiersi e a raggiungere la propria perfezione in essa, cioè nella libertà, considerata la massima espressione della persona, e a farlo coinvolgendo però l'intera personalità, incluso l'affettività, il mondo sentimentale di ciascuno. Vi è una terza dimensione, che è quella che chiamerei giuridica e politica, non giuridico-politica, giuridica e politica, a cui i passi da me citati già fanno riferimento. Qui il discorso sulla libertà, che diviene libertà giuridica e quindi diritto di proprietà, si concretizza, si realizza, si storicizza, si fa discorso sull'individuo, la cui centralità, perché la centralità della libertà è centralità assiologica dell'individuo, definisce il rapporto tra diritto e politica nel senso di una radicale priorità e anteriorità del primo rispetto alla seconda, il che garantisce il carattere intrinsecamente antitotalitario del rosminianesimo, diciamo antiperfettistico per chi conosce meglio diciamo, il linguaggio rosminiano, e fonda la giustificazione rosminiana del diritto e del concetto di proprietà. Vi è poi, direi, una quarta dimensione, che è la dimensione storica della prospettiva rosminiana sulla libertà. La dimensione storica nel senso che l'individuo libero fa la storia, e che la storia non è la vicenda di entità collettive, ma delle libere azioni di personalità irriducibili al generico, all'essenza di genere, al Gattungswesen, all'essenza sociale. Da questo punto di vista è fondamentale la lezione piovaniana sul senso dell'individuo, sulla molteplicità, sulla diversità. Sia anche però nel senso che questa libertà, che si dispiega sul piano della morale, dell'antropologia, del diritto e della politica, quasi una fenomenologia della soggettività rosminiana, che emerge dalle radici ontologiche del soggetto, dall'intuizione primitiva dell'essere, torna, quasi rifluisce sul piano dell'essere stesso, lo costituisce nel suo compimento come essere morale. Perciò di nuovo si fa storia, ma una storia che ha rilievo, ha rilevanza ontologica. Non a caso, per Rosmini, il vertice della metafisica è una cosa non molto spesso notata. Il vertice della metafisica è la teodicea. Nella prefazione alle opere metafisiche preposta alla psicologia, Rosmini definisce la teodicea corona e quasi fastidio di tutta la metafisica. Ora, la teodicea, come ci ha insegnato Pietro Piovani nel suo La teodicea sociale di Rosmini, certo è un'opera sulla giustizia di Dio, classicamente e tradizionalmente intesa, ma lo è solo essendo anche un'opera, o forse principalmente un'opera, sull'agire storico e sociale degli individui. È un'opera sulla storia. Sia all'inizio che alla fine di questo percorso, essere e libertà si intrecciano.
La libertà emerge dall'essere, ma a sua volta lo forma, lo costituisce in quanto azione libera capace di storia. E questo vuol dire, ed è una cosa che considero fondamentale nell'interpretazione del pensiero rosminiano, che la filosofia del Roveretano è un'ontologia aperta alla libertà, anzi un'ontologia in cui l'essere si rivela nella sua più alta manifestazione come libertà, pur non essendo una ontologia della libertà nel senso parisoniano della parola, perché non incorre nei suoi esiti e non esige i suoi presupposti meontologici, non presuppone uno sfondo di non essere da cui si slancia la libertà. Bene, vengo a dire alcune cose, diciamo, ovviamente quello che è possibile dire nel tempo che ci è concesso, sulle diverse dimensioni. Per ciò che riguarda quella fondativa, Rosmini pensa la libertà sullo sfondo e non in contrasto con l'idea dell'essere. Cioè la libertà non esige l'uscita dall'orizzonte dell'ontologia. Non c'è contrasto tra essere e libertà. Questo è fondamentale perché vuol dire che non c'è contrasto fra verità e libertà. Ecco, questo contrasto che è molto sentito nel nostro tempo, anzi dato per presupposto, per scontato, diciamo. Ma al contrario, la libertà si fonda su una prima e originaria apprensione dell'essere, l'intuito primitivo dell'essere ideale, e a sua volta si iscrive nella dimensione ontologica attraverso la terza forma, l'essere morale. A mediare, come ci ha già mostrato il professore Cantillo, fra queste due dimensioni c'è cioè la capacità conoscitiva degli uomini, l'intelligenza. L'inizio quindi della libertà, il suo Anfang, coincide con il cominciamento dell'intelligenza, cioè con l'intuizione dell'essere ideale. Essere ideale che non solo ci consente di percepire il mondo, ma ci consente di coglierne la misura ontologica. La nostra libertà è fondata nella capacità di cogliere la trama ontologica, la trama dei valori inscritti nella realtà stessa. Questo vuol dire che la nostra libertà ha inizio con la scelta del nostro atteggiamento rispetto al mondo, che in ultima analisi scelta di un certo atteggiamento rispetto all'essere, l'atteggiamento del riconoscimento o del disconoscimento volontari nella facoltà del giudizio. Quando si ha il riconoscimento pratico, cioè quando la libertà riconosce l'essere che ha di fronte nei suoi valori ontologici, la libertà rivela il suo carattere più proprio, che io credo potremmo definire il suo carattere affermativo. La libertà rosminiana, che emerge dall'apprensione originaria di un'idealità trascendente, quella dell'idea dell'essere portatrice di profondità ontologica, è libertà di affermazione. La definirei così. Cioè essa consiste fin dall'inizio in un sì detto alla tessitura ontologica della realtà, per quanto questa non sia intesa come un dato immobile e immodificabile, di fronte al quale il soggetto debba porsi in una condizione di accettazione e di passività, ma come l'orizzonte in cui egli stesso, il soggetto, come attività e iniziativa libera, si muove, giudicando, discernendo e scegliendo. Questo allontana nettamente il rosminianesimo da quel privilegiamento dell'aspetto negativo della libertà, intesa come un dispiegarsi del soggetto attraverso la strutturale e radicale negazione del dato, anche del dato primo che è il darsi dell'essere, che sembra connotare molte esperienze tra 8 e 900. Si pensa alle metafisiche del soggetto, cioè ai soggettivismi idealistici e neoidealistici, penso alla forma radicale che questa, diciamo, negazione del dato assume in Giovanni Gentile, ma anche alle diverse forme di esistenzialismo, penso all'umanesimo esistenzialistico di Sartre, e ancora al passaggio non innocente dal problema della libertà alla prevalente insistenza sul bisogno e sul concetto di liberazione, che è un passaggio consentito proprio dal dare, diciamo, dal porre piuttosto l'accento sull'aspetto negativo che affermativo del concetto di libertà. Vengo alla dimensione antropologica. Direi che se il momento fondativo è un momento prevalentemente ideale,
nel senso che l'essere che incontriamo lì è appunto l'essere come idea. La riflessione antropologica coinvolge l'idea di libertà in una sfera lato sensu realistica, in cui essa si definisce concretamente come scelta reale, come elezione tra beni diversi, appartenenti a dimensioni distinte dell'essere, quella soggettiva e quella oggettiva. Si rivela come una libertà bilaterale e richiede il coinvolgimento di tutta la persona, in spirito e corpo, potremmo dire, tanto che Rosmini parla della libertà come di una libertà del sentimento, che è una delle espressioni più interessanti di Rosmini, cioè come di un movimento che, partendo, come abbiamo visto, dal libero giudizio intorno al valore degli enti, può determinare l'atteggiamento delle persone, della persona, le sue azioni, soltanto se la persuade profondamente, cioè soltanto se ne conquista gli affetti attraverso un'ordinata e complessa mozione della soggettività. In apertura del primo libro dell'antropologia in servizio della scienza morale, Rosmini definisce l'uomo così: l'uomo è un soggetto animale, intellettivo e volitivo. È una definizione schematica, ma al di là dell'ovvia schematicità, estremamente complessa. La sintesi che se ne può tentare è quella per cui il soggetto umano è un soggetto animale, cioè dotato di corpo vivente, di Leib, capace di intelligenza volente e di volontà intelligente. I confini tradizionali tra le facoltà intellettive e volitive diventano incerti, o comunque sono più permeabili di quanto si pensi, e cadono, con le barriere che distinguono e talvolta separano intelligenza e volontà, i noti problemi concettuali sull'anteriorità o sul primato dell'una o dell'altra. Come l'intelligenza esige l'intervento della volontà per potersi compiere nella riflessione e nella facoltà dei giudizi liberi, quelli necessari al riconoscimento pratico, così la volontà, che non è altro se non la facoltà di tendere, scrive Rosmini, in un oggetto conosciuto, si presenta come una tensione diretta dall'intelligenza, direi radicalmente intelligenziata. Essa appare quasi come la stessa intelligenza in tensione attiva verso il suo o i suoi oggetti. Nel giudizio libero, l'intelligenza si rivela volente il conosciuto, il suo oggetto, nel dire è così, cioè nel riconoscerlo. Nella volontà, a sua volta, il soggetto si presenta come volontà intelligente, come conoscenza attiva, capace di muovere se stesso verso gli oggetti che intenziona. In questo gioco di volontà e intelligenza, che tendono ad un'unione sintetica, diciamo così, anche se non all'indistinzione, emerge anche sul piano antropologico la libertà. Anzi, essa si pone al culmine delle facoltà dell'uomo se, come Rosmini scrive nella Filosofia della politica, cito, può dirsi che questo solo principio d'azione, la libertà, formi tutta la potenza e l'attività dell'uomo, però che in esso solo, per dirlo nuovamente, sta il vero agire della persona. La libertà, quindi, è il supremo principio d'azione della persona, in quanto facoltà di determinare la volontà ad una volizione o alla sua contraria. Se nella volontà converge quindi l'intera persona, il principio supremo che la governa, cioè che governa la volontà, è proprio per Rosmini la libertà. Tutta la persona è la sua libertà. Ora, in che consiste questa libertà? Essa è una facoltà di scelta, una facoltà di elezione. Ma come si compie questa scelta? Fra che cosa deve scegliere la libertà? Rosmini delinea una complessa fenomenologia dello sviluppo antropologico del soggetto e delle sue facoltà, in cui fin dall'infanzia emerge il ruolo della volontà, prima come semplice sussidio agli istinti animali nel raggiungimento dei loro scopi, poi con un ruolo autonomo in quella che Roveredano definisce spontaneità della volontà, grazie alla quale essa si determina a propendere per un bene o per un altro. Entrano in gioco, con lo sviluppo delle facoltà umane, sia intellettive che volitive, molti nuovi generi di beni. E scrive Rosmini, si amplifica immensamente la sfera dell'elezione dell'uomo. Ai beni istintuali animali si affiancano quelli spirituali, detti anche beni d'opinione, cioè i beni che riguardano la sfera dell'inclinazione alla grandezza, al senso di superiorità, all'eccellenza, alla potenza, alla gloria.
Tuttavia, nonostante le grandi diversità che questi molteplici beni di specie e generi diversi presentano, essi sono beni appartenenti ancora solo ad una dimensione dell'essere, quella soggettiva. Cioè tutto lo spettro di scelte possibili che riguardano oggetti dei nostri istinti animali, ma anche dei nostri istinti umani, desiderio, ripeto, d'eccellenza, di potenza, di stima, sono ancora tutti autoriferiti, cioè sono tutti ancora riferiti dal soggetto soltanto a sé. Per quanto, diciamo così, costituiscano già una sfera estremamente complessa e variegata, ancora non siamo entrati nel mondo della libertà. Manca la differenza ontologica, o se vogliamo chiamarla così, la differenza categoriale, che per il roveretano implica la massima opposizione e che deve attraversare il mondo umano affinché esso conosca la rivelazione della libertà. Quest'ultima, infatti, esige la distinzione di dimensioni diverse dell'essere, interiori all'uomo stesso, cioè costitutive della sua complessione ontologica, tra cui la persona deve scegliere. Esige, scrive Rosmini, un campo tutto nuovo dell'attività umana, quello della moralità. Libertà e morale, come libertà e diritto, emergono insieme. Ecco, ma come, quando emergono? Emergono attraverso l'incontro, il contatto con gli altri. La moralità, che non si riduce in Rosmini all'intersoggettività, appare, si presenta però fenomenologicamente o antropologicamente con l'esperienza dell'altro, dell'altra persona, delle altre persone. L'uomo, che come abbiamo detto, come abbiamo visto, conosce diversi generi di bene, finora li riporta solo a se stesso. Ma ecco, scrive Rosmini, essendo egli in società con esseri simili a sé, s'accorge che quelle stesse cose che ha giudicato bene a sé, quelle stesse sono beni anche agli altri esseri, che sono fatti interamente siccome lui. Qui gli si rivela un ordine più sublime di tutti quelli che ha conosciuto finora, l'ordine morale. La persona scopre che la sua realizzazione non deve essere in conflitto, in contrasto con quell'altrui. Non può fondarsi sulla miseria dell'altro. Questo vuol dire che per agire rettamente le diviene indispensabile avere un metro di giudizio, un orientamento che non si riduca alla relazione delle cose con sé. Questo metro, questa bussola, è la legge morale. L'abbiamo vista immediatamente nel momento fondativo come intuizione originaria dell'essere. La ritroviamo qui nello sviluppo del soggetto morale, nel suo incontro con i propri simili. Questa legge, scrive Rosmini, che viene rivelata nell'anima sua insieme con la cognizione dell'esistenza dei suoi simili, gli si discopre mediante la facoltà che gli ha di stimare e di valutare le cose tutte oggettivamente, di stimarle per quelle che sono e non per quello che sono relativamente a se stesso. Ormai alla persona si apre una possibilità duplice: agire in virtù di una stima soggettiva della realtà o di una stima oggettiva. L'uomo quindi partecipa della moralità perché partecipa del mondo oggettivo ed assoluto in cui consiste la necessità morale. Qui Rosmini radicalizza, potremmo dire, il suo concetto di libertà bilaterale, cioè di libertà di scelta. Essa appare quasi come una scelta tra mondi e sembra persino dilacerare la soggettività. Questa soggettività, la cui libertà è bilaterale nel senso di poter scegliere non solo tra due o più beni, ma tra due mondi diversi, ricorda in questo il particolare statuto del soggetto kantiano, al confine fra due dimensioni anch'esso, la fenomenica e la noumenica, in cui si radica proprio in virtù della libertà. Ma sembra quasi radicalizzarlo, vista la rilevanza ontologica, non solo trascendentale, delle categorie rosminiane di soggettività e oggettività. Beh, a questa radicalizzazione farebbero pensare alcune espressioni. Nella filosofia del diritto, per esempio, Rosmini scrive: la libertà morale nasce nell'opposizione dell'oggetto al soggetto. O ancora, nell'antropologia scrive: la libertà è chiamata niente meno che a soggiogare tutto ciò che va di soggettivo,
facendo il servire all'ordine oggettivo ed assoluto, è chiamata a rendere onnipotente l'invisibile, l'ideale, la verità, la giustizia su tutto ciò che è visibile, su tutto il reale, sull'universo e tutto ciò che in esso si rinviene di bello, di grande, di seducente e di incantevole. Sembra quasi, diciamo, profilarsi una scelta ascetica della soggettività, una rottura con la dimensione sua più propriamente soggettiva. Eppure questa soggettività, questa individualità libera, non si scompone in se stessa. Grazie alla struttura della persona, che le consente di conquistare alla dimensione dell'oggettività e della moralità il suo mondo oggettivo, nel momento in cui la libertà si fa libertà del sentimento, cioè il movimento affettivo dell'intera personalità nell'adesione all'ordine dell'essere, negli enti di cui fa esperienza. Qui la soggettività scopre l'interiorità o intrinsecità a sé dell'oggettività. Scopre che il sacrificio di sé, compiuto nella scelta della legge morale, è una perdita che apre ad una più profonda riconquista del sé. Scopre il senso oggettivo della soggettività, per usare una bella espressione di Roberto Nebuloni, che io credo sia fra le più belle su questo tema, fra le più indicative. Solo quando questa conquista del soggettivo alle ragioni, al sentimento dell'oggettività, questo oggettivarsi della soggettività che al contempo un soggettivarsi dell'oggettività si compie, abbiamo il pieno dispiegarsi della libertà. E il soggetto rosminiano, invece di andare in frantumi o di risolversi in maniera rigoristica e perciò depauperante a favore del solo aspetto oggettivo, esce dalla prova dallo sforzo della conquista della moralità, facendosi o trovandosi protagonista della costruzione di un nuovo mondo, di una nuova dimensione dell'esperienza. È il mondo storico, come scriveva Capograssi, il mondo umano della storia. Noi, ovviamente per motivi di tempo, dobbiamo lasciare il soggetto rosminiano alle soglie di questo mondo giuridico, diciamo, in cui realizza la propria libertà, in cui si storicizza, realizzandosi come attività soggettiva e personale, capace di legare a sé come proprio il mondo, la realtà che lo circonda, in quella connessione, diciamo, anche ontologica fra soggetto e res che connota l'idea rosminiana della proprietà, come anche qui Piovani ci ha insegnato molto con grande forza. Ed è un soggetto anche capace di edificare intorno alla proprietà, intorno a questo modo di intendere il rapporto con il mondo e il realizzarsi della propria libertà, una vita sociale libera ed espansiva, come abbiamo visto, diciamo, nei passi che ho citato all'inizio. Soprattutto però in questa edificazione di un sé libero e di una intersoggettività garantita dal diritto, il soggetto, la persona, si trova impegnata in un'opera di costituzione della realtà, che non resta solo epifenomenica, non è uno scrivere sulla sabbia. Se, come crediamo, abbia inteso Rosmini nell'elevazione della morale a forma dell'essere, a dimensione ontologica, il destino dell'essere stesso, almeno nella sua ultima possibilità di compimento, è consegnato anche al fare degli uomini liberi. Grazie.